Ieri, lunedì 19 novembre, nel tardo pomeriggio, al Teatro Concordia Venaria Reale, i parlamentari della Lega Nord hanno incontrato gli amministratori dei comuni della provincia di Torino per parlare delle problematiche inerenti alla legge di bilancio, i trasporti, le opere pubbliche e l'ambiente. L'onorevole Elena Maccanti, componente della Commissione Trasporti, ha sottolineato l'importanza di un adeguamento della rete dei trasporti e della viabilità in provincia di Torino e in particolare in Canavese. Abbiamo parlato degli investimenti infrastrutturali ferroviari di cui il Piemonte ha bisogno. Una bella notizia, le commissioni Camera e Senato Trasporti hanno approvato l'accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, quindi al via importanti investimenti infrastrutturali per questa regione, in particolare per l'area del Canavese. Arrivano finalmente i 15 milioni di euro per la soppressione dei passaggi a livello sulla linea Chivasso Aosta, sulla tratta piemontese. Tutta aperti gli investimenti ancora sulla Torino Aosta e in ogni caso ce ne occuperemo nell'aggiornamento al contratto di programma. Noi quest'oggi abbiamo voluto incontrare soprattutto gli amministratori locali. Siamo e restiamo convinti che le nostre autonomie locali, i nostri comuni e i nostri amministratori siano davvero il motore per lo sviluppo del nostro territorio. Quindi è una fase sicuramente di ascolto, è una fase di confronto anche in vista di un importante appuntamento che sarà quello con le elezioni regionali. E sappiamo quanto i trasporti siano importanti in una regione come la nostra e confermiamo peraltro tutto il nostro parere favorevole alla realizzazione dell'alta velocità, che è un investimento infrastrutturale assolutamente indispensabile per il nostro territorio. La priorità alle infrastrutture e la possibilità al canavese di aumentare la capacità degli investimenti sono i punti cardine delle dichiarazioni dell'onorevole Alessandro Benvenuto, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. Abbiamo organizzato questa iniziativa per fare il punto dopo pochi mesi di governo su quello che sta facendo la Lega nel governo nazionale. Alcuni punti legati alla Commissione non solo, ma anche una serie di punti importantissimi legati a quelle che sono alcune proposte per le amministrazioni comunali che sono presenti oggi in manovra. Priorità sono chiaramente le infrastrutture di tutta la provincia di Torino e anche del Canavese. Per quanto riguarda il Canavese, si è istituito un fondo che permetta di poter aumentare la possibilità di fare investimenti in quelli che sono gli affluenti primari e secondari del Po e tutti quelli che sono le infrastrutture presenti sul fiume Po. È una proposta che la Lega ha proposto e chiaramente sul tema del Canavese incide sul Ponte dei Preti, che è un tema assolutamente importante e rilevante per il territorio. La questione dei passaggi a livello. Allora, il sottoscritto anche non l'ho detto perché è responsabile dei bacini periferi, il BIN Dorvaltea, che è stato 4 anni fa il primo consorzio.